Chiedervi di dimenticare tutto quello che hanno detto fino ad ora tutti gli intervenenti sulla mia fatti e sulla mia posizione. Ditevi che non mi sento un eroe e non credo di esserlo stato. Ho semplicemente fatto quello per cui mi ero impegnato quando mi hanno nominato console onorario italiano a Kigali. Il primo dovere di un console è proteggere i propri concittadini. E non è quando ci sono delle difficoltà o dei rischi che ci si deve tirare indietro. La seconda cosa, quando sono intervenuto dopo, è prima di tutto il frutto di una educazione e credo profondamente che l'educazione che ho ricevuto è l'educazione che in tutti i casi ai miei tempi i genitori davano ai figli, l'amore e la disponibilità per il prossimo, l'obbligazione di essere corretti verso se stessi, l'obbligazione di fare quello che si deve fare e non cercare pretesti per scusarsi di non averlo fatto. Questa è stata l'educazione che io ho avuto quando ero giovane e questo mi ha portato, direi, naturalmente a agire in un certo senso. Direi anche che quando si parla di bambini, di gente salvata, che c'è un po' di italianità in questo. Io credo che gli italiani in genere siano brava gente, e fa ridere adesso quando si dice, ma è così, e questo credo che noi lo capiamo, noi sentiamo quando dobbiamo fare qualcosa, se poi non ci riusciamo lo rimpiangiamo, ma sentiamo, e io a quel momento là ho sentito che potevo fare qualcosa, perché l'esperienza che mi è venuta nei primi incontri, mi ha permesso di capire che potevo trattare altrettanto bene con il barbaro con la machete in mano che col generale che sotto sotto dirigeva quel barbaro. Lo que yo he dicho.